C'è qualcosa dietro le mie spalle che mi opprime. Non è lei, anzi, c'è proprio qua delle lance che entrano e mi piegano, spezzano la schiena. Good. Break my back. Okay, and is that something that exists in this life, exists in many lives? È qualcosa che esiste in questa vita o è esistito in molte vite passate? È un qualcosa che io ho qui da tanto tempo. Something that's been here for a long time. Okay, so for how many lives have you had this problem? Quante vite hai avuto questa cosa, spirito di Maurizio? Is it more than 17. Okay, 17. Oh, okay, there's a 17. Oh, okay. Can I say something? Yes, yes. All the time we were talking with him, with his parent, spirit, I shaking here. And now I feel this pain. I have a pain here. That I met you, that starts to hurt. And sometimes for a day or two it's disappear and then come back. Sure. And now when I was, when he was talking, I began to shake. And this pain is coming. Okay, so now we get, you're good, so now we get cautious. Mentre parlavi con lui, io ho cominciato a sentire il mio corpo che tremava e questo mal di schiena che è ritornato. So now we get the spirit from itself needed to release something for 17 lifetimes and you remind him of the thing, the duty to release. E vediamo che Maurizio è a questo qualcosa da lasciare andare che da 17 vite. E è lei che te lo ricorda in un certo modo questo dovere, questa missione. So is there someone that could represent the weight on the shoulders of 17 lifetimes? C'è qualcuno che è qui che potrebbe rappresentare questo peso di 17 vite che hai alle spalle? Ok, so. The weight of 17 lifetimes. Oh, il peso di 17 vite passate. Ecco lì. So, do you wish to weigh him down or are you wishing for your freedom? Quindi lo desideri appesantirlo oppure desideri di essere lasciato andare la libertà? Okay. Okay. Good. Okay, so appena io l'ho visto ho recuperato un po' di forza. Mi rendo conto che come se fosse io che la trattengo. I was actually holding. Okay, so we can never know which hand is holding which hand. Sì, non possiamo mai sapere qual è la mano che trattiene l'altra. The truth is becoming visible. Ma la verità adesso diventa più visibile. And both are wishing freedom. Entrambi desiderano la libertà. Now that the weight is indifferent, chiaro. Adesso che different, easier for you. Adesso che il peso è su un'altra sedia, cioè ciò rende le cose più facili per te. I feel that it's becoming more complicated, and it's more for, it's shaking me, so it's calling me. Okay, sì, io sento freddo. Yeah, okay. Sento le mani fredde, come se le cose stessero complicando ulteriormente. Yeah, yeah, it's not your problem. It's not my problem. Sì, non è un problema. Maybe I've done something. Ma forse ho fatto qualcosa. So what needs, what do you need to say? To the spirit of Maurizio, cosa hai bisogno to allow yourself to go free. Di dire allo spirito di Maurizio per poter permetterti di essere liberata, di andare in libertà. Ho bisogno che lui smetta di pensare. I need him to stop thinking. Ok. So, can Maurizio let go of thinking? Puoi lasciare andare dal pensare, Maurizio?
which are the spirit, which are the body, and which are the Maurizio, let go of anche Maurizio, Maurizio, quello di lasciare andare dal pensiero. And feel whatever energy is there. E sentire l'energia, chiunque, qualsiasi essa sia. Let go of thinking about her, but feel. Quello di lasciare andare, let go of thinking about the past, but feel. Ma sentire chi è lì. Lasciare andare a pensare sul passato, ma sentire ciò che si trova lì. And what the spirit needs to say to this past presence to allow spirit to be free. Lo spirito cosa hai bisogno di dire a questa presenza del passato per permetterti di essere liberato? Mi dispiace. Non so. Is there any more clarity on sorry about what? C'è un po' più di chiarezza su essere dispiaciuti su qualcosa in particolare? È come se non avessi mantenuto la parola data. If I haven't kept my word. Come se avessi violato un giuramento, un qualcosa. So violated a kind of a promise. Or... Oh. And what is enforcing the promise? Che cosa è? Words or an entity created the promise. È un'entità o sono state delle parole che hanno